Bene, vediamo per quanto riguarda le pompe di calcestruzzo e il corso di aggiornamento. L'operatore deve attenersi a un elenco di controllo della sicurezza proprio per le pompe per calcestruzzo nel cantiere. Le pompe per calcestruzzo nel cantiere devono avere diverse fasi di controllo, come è predisposto la normativa. Stiamo studiando il decreto 81-2008 e il decreto della sicurezza. Quindi il controllo numero uno, l'accesso, le distanze di sicurezza. Il controllo numero due, le condizioni del suolo, la capacità di carico del sottosuolo. Il controllo tre, la stabilità, le dimensioni di installazione, le distanze dagli scavi di fondazione, il rivestimento. Come quarto controllo, l'operatore deve accertarsi la copertura del controllo, quindi abbiamo il traffico stradale, le linee aeree, il tubo flessibile di estremità, quindi deve controllare con attenzione per cercare di evitare eventuali incidenti di manutenzione, è fondamentale per qualsiasi attrezzatura. Il controllo 5, abbiamo la protezione anticaduta, quindi dispositivi di protezione laterale, la protezione anticaduta sull'area di lavoro. E la messa in sicurezza col controllo 6, quindi una postazione di lavoro se è facilmente raggiungibile, confortevole, eccetera. Le condizioni atmosferiche durante il lavoro, quindi sono accettabili, è possibile lavorare. Quindi il processo decisionale e la responsabilità. Queste sono delle informazioni, dei consigli che danno. Sono fondamentali per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. Andiamo sempre per quanto riguarda l'accesso, quindi il controllo numero uno. Se il percorso di accesso in condizioni perfette, stabile, non ostruito, è sufficientemente ampio, quindi deve essere fornito da parte del cliente, dall'operatore, chi utilizza il mezzo. La distanza di sicurezza durante la circolazione, le vie di accesso devono essere adatte per un macchinario con un peso fino a un massimo di 63 tonnellate e un'altezza di circa 4.000 metri. Le linee di attraversamento della corsia sopra, sotto, all'interno della superficie stradale devono essere protette in modo sicuro. Naturalmente l'altezza di ingombro deve essere libera maggiore o uguale a 4 metri, la distanza di sicurezza per scavi di fondazione non edificati uguale o maggiore a 2 metri, la distanza di sicurezza per scavi di fondazione edificati uguale o maggiore di 1 metro. Ecco qui abbiamo in questo schema l'esempio pratico, quindi con le misure, quindi tutto è normato, standardizzato. Vediamo il controllo 2, le condizioni del suolo. Deve essere fornito da parte del cliente prima di installare la pompa. È necessaria una prova di capacità portante del sottosuolo nel luogo di installazione. Quindi la sicurezza contro i cedimenti del terreno. La responsabilità per i valori indicativi del terreno spetta alla direzione lavori impresa edile. Ecco, la capacità portante del sottosuolo deve essere controllata in via immediata. Durante l'installazione e il posizionamento dei veicoli sulle aree non pavimentate è possibile un rischio di cedimento del suolo dovuto ad assestamenti, sifonamenti e perforazioni. Il cedimento del terreno dipende dal tipo di terreno e dal grado di compattazione. Probabilmente avviene un disallineamento del veicolo che può inclinarsi in condizioni sfavorevoli. L'assestamento. In caso di assestamenti, il terreno produce una compattazione delle particelle, che tuttavia si consolida solitamente dopo pochi centimetri. Il sifonamento. In caso di sifonamento, il terreno devia lateralmente verso l'alto a causa del sovraccarico delle forze trasversali e il supporto a fondo. Ciò si verifica soprattutto nei terreni coesivi, con una consistenza morbida e papposa. La vicinanza al terrapieno favorisce il sifonamento. Vediamo che la perforazione, in caso di perforazione, il cedimento, la rottura del suolo avviene improvvisamente, senza alcun segno.
La superficie di supporto necessaria in base al tipo di terreno, sull'esempio di quattro pompe di dimensioni diverse. Quindi abbiamo la pressione in contatto, vedete qui abbiamo una dimensione delle pompe a seconda se sono 52, 42 metri, 36 metri o 24 metri. Quindi il supporto necessita di una base, un tipo di terreno, abbiamo una pressione di contatto, quindi in metri quadri abbiamo anche la superficie di appoggio. Quindi a seconda il tipo di terreno, il sottosuolo, quindi roccia compatta, in calce e granito, strada asfaltata, terreno costipato e compattato, vedete, verde, rosso, naturalmente indica il rischio maggiore e la superficie di appoggio in metri quadri, non coesivo, sufficientemente saldo al terreno stoccato, al terreno non coesivo da sabbia fine a media, da sabbia grossolana o ghiaia, argilla bagnata, quindi morbido, argilla secca, rigido, argilla marna, quindi semisolida, e l'intonaco pietra arenaria o solido. E vedete che questa è la temperatura di compressione del suolo e naturalmente abbiamo i vari standard. È molto importante che questi valori indicativi non vincolanti, i valori reali, sono riportati alle istruzioni per l'uso delle pompe per calcestruzzo, quindi questo è semplicemente un esempio. Vediamo il controllo 3, la stabilità. Deve essere fornito da parte naturalmente dell'operatore una prova di una sufficiente compattazione del terreno di riempimento e prova statica necessaria per eventuali pareti della cantina, quindi le distanze di sicurezza degli scavi di fondazione, del rivestimento, oltre alle condizioni del terreno. Occorre rispettare le distanze per gli scavi di fondazione e al terrapieno, il rivestimento, le pareti di seminterrato già create, i componenti del canale. Se non è possibile rispettare le distanze, è richiesto un calcolo della stabilità del terrapieno secondo le tecniche più innovative. Quindi abbiamo la pressione del suolo per raggiungere un valore comprensivo tra 0,6 metri quadri a 700. Vedete, naturalmente queste sono stime e abbiamo una statistica per quanto riguarda la distanza di sicurezza dei terreni sviluppati e terreni costipati e ondulati. Naturalmente il responsabile della sicurezza, quindi abbiamo anche un coordinatore della sicurezza, un ingegnere che deve valutare anche, viene fatto prima un post piano operativo di sicurezza e tutto deve essere valutato. Vediamo per quanto riguarda i controlli che la copertura nell'area di verniciatura libera attorno alla pompa del calcestruzzo, se necessario, si richiede l'autorizzazione al blocco della strada ed eventuali interruzioni di corrente. Naturalmente osserva l'area di pericolo. È vietato sosta nell'area del pericolo durante il pompaggio. È vietato, naturalmente, per quanto riguarda i pezzi terminali solidi o riduzione sul tubo flessibile di estremità. Sul tubo flessibile di estremità, come vedete nel disegno, è vietato l'impiego di tralicci. Nel traffico stradale, permessi per i posti di blocco, dove ci devono essere dei permessi, e per le linee aeree. E la distanza di sicurezza alle linee sotto tensione deve essere uguale o maggiore a 5 metri. Vedete nello schema indicato. Andiamo al controllo 5, protezione anticaduta. Deve essere fornita naturalmente una protezione anticaduta sull'edificio e sulle vie di circolazione, impalcature, parapetti, protezione laterale o barriere fisse. I dispositivi di protezione laterale, quindi un sistema di protezione anticaduta mancante, incompleto, dimensionato erroneamente, come anche le misure di sicurezza mancanti durante l'assemblaggio, possono provocare incidenti. Le dimensioni, i dispositivi di protezione laterale, quindi proteggere i pannelli da eventuali rischi di allentamento e inclinazione. La ringhiera e la trave intermedia devono essere protette da eventuali allentamenti accidentali, così come il pannello laterale da possibili ribaltamenti. I pannelli laterali devono presentare una sporgenza di almeno 15 cm dal rivestimento, con uno spessore minimo di 3 cm. La distanza tra i pali fino a 2 metri, tutti i pannelli devono avere dimensioni di almeno 150 x 30 mm, quindi altezza e spessore.
la distanza tra i pali fino a 3 metri, pannello in legno, naturalmente tubi in acciaio e tubi in alluminio, quindi uguale a 200 x 40 mm, 48,3 x 3,2 mm, 0, quindi 48,3 x 4 mm, quindi questo è il pannello laterale. In presenza di sostanze liquide, le aree di lavoro di passaggio in cui è possibile affondare, ad esempio per la presenza di sostanze liquide come l'acqua, devono essere protette indipendentemente dall'altezza di caduta. A un'altezza di caduta superiore a 2 metri, se l'altezza di caduta supera i 2 metri, tutte le aree di lavoro di passaggio devono essere protette. Per scale con altezza di caduta da 1 metro, le scale e i pianerottoli esposti devono essere protetti in altezza di caduta da 1 metro. Nelle aperture delle pareti, le aperture nelle pareti con altezza di caduta superiore a 1 metro devono essere protette. Aperture e avvallamenti. In caso di aperture e avvallamenti su pavimenti, soffitti, superfici del tetto, è possibile rinunciare alle attrezzature di protezione laterale se dotate di coperture fisse con fissaggio di tipo walk-in. È necessaria una protezione laterale solo se queste se sono superiori a 9 metri quadri e presentano una lunghezza a bordo superiore a 3 metri, come vedete. La protezione, quindi andiamo al controllo numero 5, protezione anticaduta. Protezione anticaduta sull'area di lavoro. La guida del flessibile e l'operatore della pompa devono essere protetti da eventuali cadute. In linea di principio è necessario proteggere le aree di lavoro da eventuali pericoli di caduta a partire da un'altezza di 2 metri. Vietato bordi superiori di cassaforma e di qualsiasi tipo da usare come posteggio. Vedete, uguale o maggiore a 2 metri, uguale o maggiore a 2 metri. Verde sì, rosso no. Quindi altre misure di protezione anticaduta. Sulla protezione laterale è possibile eliminare le barriere solo se sono presenti impalcature di sicurezza, impalcature del tetto, reti di sicurezza o pareti protettive. Solo se le strutture di accoglienza sono inappropriate è possibile l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Vediamo la cementificazione senza protezione anticaduta. Nel caso di soffitti al piano terra con un'altezza di caduta inferiore a 3 metri, è possibile rinunciare alle protezioni anticaduta se il lavoro viene eseguito da personale adeguatamente qualificato e fisicamente idoneo. Il bordo di caduta deve essere chiaramente riconoscibile. In caso di soffitto, naturalmente, cioè, è di altezza di caduta pari o uguale o inferiore a 3 metri, è possibile rinunciare alla protezione anticaduta. Il bordo di caduta deve essere chiaramente riconoscibile. Betonaggio in caso di costruzioni non in regolare stato di sicurezza. Soluzioni di emergenza. Nel caso di piani rialzati con una caduta verticale uguale o inferiore a 3 metri, una superficie di base maggiore a 50 metri quadri, il calcestruzzo deve essere gettato mantenendo una distanza di sicurezza di 2 metri dal bordo di caduta e senza utilizzare la guida del tubo terminale. Solo a partire da una distanza di sicurezza pari a 2 metri dal bordo di caduto si effettua la cementificazione con guida del tubo flessibile di estremità. Nel caso di piani rialzati con una caduta verticale inferiore a 3 metri e una superficie di base di oltre 50 metri quadri, senza alcun dispositivo di protezione contro le cadute, è necessario mantenere una distanza di sicurezza di 2 metri dal bordo di caduta. Entro questa distanza di sicurezza, il calcestruzzo deve essere gettato senza utilizzare la guida del tubo terminale. Superficie, vedete, maggiore di 50 metri quadri, ma uguale o minore a 3 metri l'altezza. Controllo 6. Messa in sicurezza. Il personale di supporto sufficiente per il montaggio, lo smontaggio e la pulizia, personale istruito, addestrato per il miscelatore del camion, briefing, per la guida del tubo flessibile di estremità. La postazione di lavoro. Tutti i dipendenti devono indossare i loro dispositivi di protezione individuale, DP, accertarsi delle aree di pericolo intorno all'albero, in particolare il tubo flessibile, di estremità, così come attorno alla pompa e al miscelatore del camion. Indossare un'attrezzatura protettiva, osservare le aree di pericolo e protezione anticaduta.
Le condizioni atmosferiche. Esiste il pericolo di un guasto del macchinario a temperature troppo basse. Se il vento è troppo forte, ad esempio se le foglie verdi vengono perdute dagli alberi, in caso di temporali o maltempo, portare il braccio di posizionamento in posizione di guida o di riposo. L'inserto della pompa è vietato al di sotto di meno 15 gradi centigradi. In caso di vento, con velocità di 8 o minore 40 metri per classe di veicolo, con velocità 7 uguale o maggiore 40 metri di classe di veicolo. In caso di temporali o maltempo, portare il braccio di posizionamento in posizione di guida o di riposo. Processo decisionale. La decisione in merito all'uso del dispositivo spetta al macchinista, quindi l'operatore è responsabile, e spetta all'operatore della pompa l'ultima decisione sulla possibilità o meno di impiegare il dispositivo o sul modo in cui utilizzarlo. Quindi attenersi sempre alle istruzioni del macchinista. Sono presenti tutti i documenti necessari e le prove rilasciate dall'impresa edile dalla direzione dei lavori, e qui è responsabile il direttore dei lavori. Quindi la strada è senza via d'uscita, ha capacità di carico del sottosuolo, c'è effettuata una prova statica. Quindi questo per quanto riguarda naturalmente la pompa calcestruzzo, che noi stiamo svolgendo il corso di aggiornamento per la conduzione di pompa per calcestruzzo. Naturalmente l'autopompa per il getto e i getti è un automezzo su gomma attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo allo stato fluido per getti in quota. Dobbiamo dire, per quanto riguarda i rischi che dobbiamo esaminare, l'operatore deve esaminare, il macchinario, abbiamo delle prescrizioni preliminari da adottare. Il macchinario deve essere accompagnato, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire senza alcun rischio la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione o montaggio, smontaggio, e la regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve inoltre fornire tutte le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscono un pericolo dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate, schermi di protezione per ingranaggi, carter, eccetera. Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario, bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera e periodicamente durante le lavorazioni dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera del personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione, e non modificare alcuna parte della macchina. Quindi la valutazione e la relazione dei rischi, quindi la descrizione, abbiamo un investimento di persone, la probabilità è possibile e l'entità del danno è significativo e notevole. La caduta dell'operatore durante l'uso è possibile, il danno è significativo ed è notevole. Le ferite, tagli per contatto con il mezzo, naturalmente vedete, è accettabile ed è modesto l'entità del danno. Anche le irritazioni epidermiche alle mani, l'inalazione di polvere, il ribaltamento dell'autopompa, che non è probabile, però è un'entità grave, però è accettabile. Quindi è notevole l'investimento di persone, la caduta dell'operatore durante l'uso.
interventi, disposizioni e procedure per ridurre i rischi. A seguito della valutazione dei rischi, sono riportati in maniera non esaustiva gli interventi, le disposizioni e le procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. La macchina deve essere utilizzata esclusivamente dal personale adeguatamente addestrato tramite i corsi e tramite l'esperienza e conoscere le corrette procedure, come dice l'articolo 71,7 lettera A del decreto legislativo 81-2008, che poi è stato modificato dal decreto legislativo 106 del 2009. Prima di utilizzare la macchina, assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché l'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa. Prima di utilizzare la macchina, accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico, terreno, pavimentazioni, rampe, ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale, eccetera. Quindi qui è tutto normato al decreto sempre 81 e 106. Non utilizzare la macchina in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette e comunque a distanza inferiore ai limiti riportati nella tabella 1 dell'allegato 9 del decreto numero 81-2008, l'articolo 83 del decreto legislativo 81-2008, che è stato poi modificato dal decreto 106-2009. Controllare prima di iniziare la lavorazione che le eventuali persone in stazionanti in prossimità della macchina siano al di fuori del raggio d'azione della stessa. Posizionare l'autopompa dirigendo da terra le manovre di avvicinamento dell'autobetoniera, curando la collocazione utilizzando correttamente gli stabilizzatori. La tubazione della pompa deve essere dotata della sua estremità di apposita impugnatura. Allargare gli stabilizzatori durante l'uso dell'autopompa. L'autopompa per getto deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione. Accertarsi che il tubo sia integro, ben collegato e pulito al suo interno. Evitare i colpi di frusta. Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro. Non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca. I lavoratori della fase coordinata dovranno rispettare le indicazioni dell'uomo a terra, addetto alla movimentazione dell'autopompa per getto. Durante l'uso dell'autopompa per getto devono essere evitati bruschi spostamenti delle tubazioni della pompa. I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autopompa per getto finché la stessa è in uso. Durante l'uso dell'autopompa per getto deve essere vietato il sollevamento dei materiali con il braccio. Durante l'uso dell'autopompa per getto deve essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la velocità. Non lasciare incustodito il tubo flessibile terminale. È assolutamente vietato rimuovere la griglia di protezione durante le operazioni di pompaggio. I percorsi riservati all'autopompa per getto presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi. In corrispondenza della bocca del caricamento del calcestruzzo, deve essere previsto un piano di lavoro protetto di irregolare parapetto e raggiungibile da scala a piodi. La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza e alle indicazioni di un addetto a terra. Provvedere ad effettuare una manutenzione programmata del veicolo e sottoporlo a revisione periodica. Non è consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, né eseguire operazioni di registrazione quando la macchina è in funzione, salvo non risulti espressamente indicato con relative procedure esecutive, nelle istruzioni di manutenzione. Naturalmente tutto nei punti, nel modificato sempre con i decreti. I lavoratori della fase coordinata non devono sostare sotto il raggio di azione della macchina. Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuali. Verificare l'uso costante di dispositivi di protezione individuale da parte di tutto il personale operante. Vediamo in specifico i dispositivi di protezione individuale e in funzione dei rischi saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti dispositivi di protezione individuale. Quindi, per la caduta dei materiali, questi sono i rischi principali, dobbiamo avere un casco protettivo,
un dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi. Tutto è normato all'articolo 75, 77 e 78 del decreto 81-2008 e UNI EN 397 per quanto riguarda gli elmetti di protezione. Polveri, quindi se abbiamo un rischio da polvere e detriti, c'è sicuro, polvere e detriti durante l'uso, abbiamo bisogno di una tuta di protezione da utilizzare nei luoghi di lavoro, caratterizzata dalla presenza di materiali o attrezzi che possono causare fenomeni, abrasione, taglio e perforazione. Articolo 75 e 77, sempre come vediamo. Scivolamenti e cadute. Dobbiamo utilizzare dei stivali antinfortunistici, puntale rinforzato in acciaio. Contro schiacciamento, abrasioni, perforazioni, ferite degli arti inferiori e suolo antiscivola per salvaguardare la caviglia da distorsioni, sempre normato dal decreto 81-2008 e dalla normativa UNI-EN-ISO. Lesioni per contatto con organi mobili durante l'uso, i guanti in crosta, da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione e taglio, perforazione delle mani. Articolo 75 e 78, allegato naturalmente 8.3, insomma è tutto normato nel decreto 81-2008, che ancora tuttora è la norma che viene aggiornata tramite circolari e anche circolari regionali, perché questi corsi sono normati dalla regione siciliana, valgono in tutta Italia, ma col decreto della regione siciliana. Inalazione di polvere e fibre, mascherina per la protezione di polveri o media tossicità, fibre e aerosol a base acquosa di materiale particellare, naturalmente maggiore o uguale a 0,02 micron. Sempre normato, fondamentale questo articolo 75. Vediamo per quanto riguarda i getti, gli schizzi durante l'utilizzo della pompa per calcestruzzo. Gli occhiali diventano fondamentali, gli occhiali di protezione, con lente unica, panoramica, in polibicarbonato, trattati, antigraffio, con protezione laterale. Fondamentale, articolo 75, sempre la solita normativa. Ecco che abbiamo visto la normativa specifica per quanto riguarda il nostro corso di aggiornamento per la conduzione di pompa per calcestruzzo, stilizzata in questo disegno, che è importante concludere dicendo che la formazione del personale è fondamentale per quanto riguarda l'utilizzo del mezzo.